Buongiorno, la prevenzione del rischio suicidario inizia dalla comunicazione. Questo è l'appuntamento di oggi dove si parlerà di prevenzione e di comunicazione, perché noi siamo fortemente convinti che la prevenzione è comunicazione. Ma ne parlerei rapidamente con il dottor Stefano Callipo, mio compagno di viaggio in questo percorso così interessante e particolare. Buongiorno dottor Callipo. Buongiorno. Quindi questo incontro sulla prevenzione e comunicazione? Oggi parleremo di prevenzione perché prevenzione e comunicazione è un binomio molto importante per la loro complementarità della valenza operativa, cioè è importantissimo fare prevenzione attraverso la comunicazione e questo non soltanto nell'ambito del fenomeno suicidario ma nell'ambito del disagio psicosociale intero. Certo, benissimo, quindi la conferenza sta per iniziare, stanno arrivando gli ospiti, i relatori sono già al loro posto, non ci resta che iniziare, seguiteci. Bene, esaminiamo il primo argomento molto importante. Entriamo nel concreto e parliamo del fenomeno suicidario. Allora, innanzitutto vi ringrazio della partecipazione. Io sono costretto a contarvi numericamente per controllare che nessuno di voi assuma condotte suicidarie durante l'evento. E, il video non si è visto poi tanto bene, e, tuttavia i numeri, i dati epidemiologici del fenomeno suicidario sono inquietanti. Nel mondo l'OMS ha calcolato circa 1 milione di suicidi ogni anno, di cui 100.000 sono adolescenti. E nel 2020 l'OMS ha previsto 1.500.000 suicidi. Soltanto nella realtà italiana si contano circa 4.000 suicidi ogni anno ed è la seconda causa di morte nella fascia età tra i 15 e i 24 anni. Quindi capite bene che sto parlando di un fenomeno enorme, gigantesco, di cui se ne parla molto poco. Scientificamente il suicidio è lo stato mentale in cui si trova l'individuo che perde ogni riferimento. E la suicidologia è la scienza che si occupa della prevenzione e dello studio scientifico del suicidio. Questi sono i punti cardini. Non sarà un incontro cattedratico, non ci troviamo nelle aule dell'università e in nessuna scuola di specializzazione. È un incontro per la gente comune a cui tutti noi apparteniamo, quindi non è un incontro di relatori che parlano tra loro e per loro, e cercheremo di esprimere concetti molto complessi in modo più semplice possibile. Chiarissimo. Ecco, ma dottor Callipo, il suicidio coinvolge ugualmente gli uomini e le donne? Dunque, sì, c'è una sostanziale differenza in questo. Per quanto riguarda le donne, utilizzano più tentativi di suicidio rispetto agli adulti e gli adulti riescono nell'intento suicidario numericamente di più rispetto alle donne. E le ultime ricerche relative al 2011, quindi sono recentissime, hanno visto i maschi utilizzare come primo metodo l'arma da fuoco. Il secondo metodo abbiamo purtroppo il defenestramento insieme all'uso dei farmaci e il terzo l'impiccagione. Per quanto riguarda invece il genere femminile, abbiamo il primo metodo utilizzato è quello l'ingestione di farmaci e il defenestramento, il secondo il taglio di vene e il terzo l'arma da fuoco. Quindi vedete come le donne utilizzano dei metodi meno letali rispetto ai maschi. E un fattore, una variabile molto importante che bisogna considerare è che l'intenzionalità suicidaria è altamente correlata alla scelta del metodo. Mi spiego, tanto più il metodo è letale, tanto più è alta l'intenzione suicidaria. Ecco, ma a questo punto direi parliamo di giovani. Il suicidio, esiste una singola causa che spieghi il suicidio giovanile e soprattutto il suicidio uguale sia per gli adulti che per gli adolescenti? Dunque, le ricerche hanno individuato 28 cause diverse per quanto riguarda la spiegazione del suicidio. Tuttavia ogni individuo è unico, irripetibile, e quindi non esiste una causa unica per tutto, ogni caso è a sé. Quindi bisogna stare attenti a non generalizzare l'eziopatogenesi di una condotta suicidaria, cioè la spiegazione che sta dietro al comportamento suicidario non è uguale per tutti. Quindi possiamo anche parlare, il secondo argomento direi che è piuttosto importante, sulla valutazione del rischio suicidario. Dunque, la valutazione di rischio suicidario è una serie di strumenti che servono a individuare il grado di rischio suicidario dell'individuo. È molto complesso
Ed è importante sottolineare il fatto che non esiste un unico test che indichi il grado di rischio suicidario. Tuttavia, la sinergia di diversi strumenti può darci un sostanziale aiuto in questa direzione. È importante il fatto che ci sia un colloquio clinico e soprattutto considerare le differenze individuali della persona e la storia e l'unicità che ogni individuo porta. Ecco, però mi sovviene una domanda che molto spesso si dice: ma il suicidio coinvolge solo le persone ricche? No, il suicidio dicono che sia democratico, nel senso che è trasversale, non attraverso in modo trasversale sia i ceti ricchi sia quelli poveri. Un argomento, o meglio, un aspetto che bisogna considerare nell'ambito sia della valutazione del rischio suicidario è una sostanziale differenza tra adulti e giovani, quindi adolescenti. Gli adulti utilizzano dei metodi più letali, di conseguenza hanno un numero di tentativi di suicidi inferiori, tendono a non coinvolgere le persone vicine nell'assunzione di condotte suicidarie e tendono a non lasciare scritti. Diversamente dagli adolescenti, e per adolescenti intendiamo quella fascia d'età tra i 15 anni in su, tendono a utilizzare metodi meno letali, di conseguenza hanno maggiori tentativi di mettere in atto le condotte suicidarie e tendono a lasciare degli scritti, delle poesie e dei gesti. E in alcuni casi, come vedremo più avanti, tendono a coinvolgere i coetanei nell'ambito dell'assunzione delle condotte suicidarie pianificate. Quindi parliamo adesso di fattori di rischio. Dunque, i fattori di rischio, ce ne sono, la letteratura è piena. Io ho una mia casistica personale che, grazie al cielo, essendo simile a quelle delle ultime ricerche, posso dire che in primo luogo c'è l'abuso sessuale. Il secondo fattore di rischio molto importante e rilevante sono le violenze intrafamiliari, sia psicologiche che fisiche. E l'altro fattore di rischio molto importante è il tentativo di suicidio, perché coloro che hanno tentato il suicidio hanno 2/3 di possibilità di reiterare il gesto. Il fattore, una delle variabili più studiate nell'ambito dei fattori di rischio, sono le variabili familiari. La famiglia a cui appartiene il giovane o l'adulto è molto importante. Genitori che utilizzano droghe, alcol, genitori, famiglie monoparentali, una omosessualità edodistonica vissuta in modo ostracizzato, nel senso una famiglia che non permette al proprio figlio di vivere serenamente la propria omosessualità, anche questo è un grosso fattore di rischio, e soprattutto la deospedalizzazione. Perché dico la deospedalizzazione? Perché persone che hanno tentato il suicidio e vengono ricoverate, e quando finiscono questo periodo di ospedalizzazione ritenterà il suicidio con molta probabilità, questo per 2 motivi. Il primo motivo, si è allentata la tensione su lui; il secondo motivo, ha ripreso le forze e nel momento in cui meno quelli che io definisco gli altri significativi se l'aspettano, ritenterà nuovamente il suicidio. Certo, quindi, ma è vero che tutti nella vita pensano, pensiamo almeno una volta al suicidio? Sì, sì, è un pensiero che ci riguarda tutti. Nulla di male se è transitorio, comincia a diventare preoccupante se comincia a costituire un restringimento delle nostre opzioni, o meglio, comincia a diventare un pensiero ripetitivo e intrusivo. Ma giovani adulti che minacciano di uccidersi lo fanno molto spesso per richiamare l'attenzione, e soprattutto i giovani tra di loro parlano di queste, lanciano dei messaggi? Esistono in questo molti miti da sfatare. Io ho sentito diverse persone che dicono: sai, minaccio il suicidio ma alla fine non succederà mai, non avrebbe mai il coraggio di farlo. In realtà chiunque minaccia il suicidio merita di non essere minimizzato, perché anche se fosse un semplice richiamo di attenzione, bisogna indagare sul motivo per il quale ha scelto il suicidio per richiamare l'attenzione. Quindi non bisogna assolutamente minimizzare alcuna minaccia di suicidio. La seconda parte della domanda qual era? Ecco, la seconda parte era soprattutto importante, ma i giovani tra di loro parlano
di queste idee di volersi suicidare e dei loro piani suicidari? Sì, ne parlano e non solo ne parlano, lasciano dei segnali molto importanti di cui vedremo più avanti i dettagli, ma il giovane suicidario è disposto a parlare del suicidio con persone che gliene danno proprio la possibilità, e questo attraverso un percorso che vediamo più avanti. Proprio ieri sera, peraltro, ho aspettato fino a tardi per poter vedere di rimandare una intesa istituzionale che riguarda la Commissione parlamentare per l'infanzia, diciamo completa. Non ce l'ho fatta, avevo debitamente informato sia Stefano che Paola Donnini, però non c'è dubbio che questa mia assenza rimane un segno doveroso nei confronti di voi, di Stefano, di Paola, degli astanti, perché ve lo devo, ma perché soprattutto parlare di suicidio a un sociologo in un momento anonimo come il presente, quindi parlare di suicidio a uno che è ovviamente detto con grande umiltà uno degli allievi di formazione delle grandi teorie di Durkheim significa invitarlo a notte, per cui gli argomenti sono tanti. E assolutamente io chiedendo perdono agli organizzatori, ma chiedendo perdono agli astanti, e non potendo sfuggire, perché non tutti fanno politica, perché hanno l'acqua alla gola, e quello che non hanno fatto 5 anni lo stanno concentrando in pochi mesi, per cui io sono un tecnico, non posso esimermi. Però ho promesso, perché non faremo soltanto un recupero di convegno, ma con tempo del Papa e Paola siamo già in rampa di lancio per alcune iniziative nel tempo, perché siamo ambiziosi nel voler contribuire al percentaggio qualitativo della sfera emotiva e sociale del genere umano, e quindi abbiamo tanto tanto da fare, per cui vi auguro buon lavoro e sono sicuro che gli argomenti non mancheranno, perché Stefano è molto preparato, perché Stefano è una persona che apprezzo moltissimo e il mio contributo arriverà, promesso. Antonio, io ti grazie, ringrazio. Grazie Antonio, buon viaggio. Ti auguriamo tutti buon viaggio. Grazie di cuore e a presto. Grazie. Buon lavoro. Grazie a te. L'Osservatorio delle Vittime si preoccupa di monitorare ad ampio raggio, quindi sia le vittime di reati dolosi che le vittime di reati colposi, la situazione delle stesse vittime in Italia. Nasce in seno alla Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, quindi come garante delle vittime. E ha portato avanti nel corso di 10 anni tutte le riforme in materia di tutela delle vittime, a cominciare dalla riforma europea del 2001, la numero 220 del 2001, la decisione quadro del Consiglio dei Ministri d'Europa, che prevedeva un riequilibrio dello squilibrio tra vittima e imputato nel procedimento penale. E questo passaggio doloroso comporta una necessità di tutela che è soprattutto assistenza, tant'è vero che l'Europa stessa si è preoccupata di garantire assistenza e sostegno alla vittima. Parallelamente la vittima si trova di fronte a un vittimizzatore, cioè a una persona che fa nascere, che origina la vittima, e il rapporto tra vittima e vittimizzatore, quindi colui che commette il reato, è quello che ha originato lo studio della vittimologia. Lo studio della vittimologia nasce dalla criminologia e nasce soprattutto come attenzione alla vittima, ma in stretto rapporto con il criminale che costituisce la vittima, oppure colui che colposamente origina la vittimizzazione. Quindi il rapporto, voi pensate per esempio al reato di violenza sessuale, al reato di sequestro di persona, no? Quindi il rapporto che comincia a stabilirsi tra vittima e vittimizzatore. Poi però lo studio si è incentrato su quello che sono tutte le esigenze della vittima, e quindi noi in Italia, dall'esperienza anche processuale, abbiamo cominciato a esaminare la situazione della vittima e notare e far rilevare al mondo politico, al mondo sociale, far rilevare la grave mancanza di tutela della vittima. Voi pensate che la vittima ha tutela in sede penale solo se si costituisce parte civile, no? Certo. Parte civile cosa significa? Chiedere il risarcimento del danno, quello è un altro aspetto fondamentale, ma
le esigenze della vittima sono giustizia e verità. Certo, ecco, quindi ricollegandoci a questo discorso, dalla sua esperienza vittimologica, sì, ha mai rilevato eventi suicidari che siano conseguenti a una vittimizzazione? Assolutamente sì, e purtroppo la mancanza di un idoneo e adeguato sostegno psicologico, la mancanza di un intervento sociale adeguato in seno alla famiglia, spesso non consente di affrontare situazioni di grave disperazione, sofferenza esistenziale e depressione che possono portare al suicidio. Abbiamo avuto casi in cui le vittime si sono suicidate, molto gravi casi in cui è stata anche portata, diciamo, sporadicamente l'attenzione dei media, però è un fenomeno che non è assolutamente non frequente, è un fenomeno ricorrente. E quindi ecco, noi abbiamo anche evidenziato questa situazione disperata che è anche alla base di una protesta di fronte alla mancanza dell'istituzione di quello che la direttiva europea voleva e che mentre gli altri stati membri si sono adeguati, l'Italia è rimasta indietro da oltre 10 anni, cioè la mancanza di un centro di assistenza per le vittime nazionale, statale, e quindi la situazione è tale che le vittime rimangono isolate, rimangono sole, ma completamente isolate, non c'è un intervento adeguato sociale e quindi lasciandosi abbandonate solo a se stessi, certo, si verificano questi episodi. Benissimo, ecco, chiaro, continueremo dopo con questo discorso che è molto interessante. Dottor Callepo, ritorniamo a noi, quando si parla di prevenzione si parla anche di prevenzione del rischio suicidario. Molto spesso quando i genitori, le famiglie o amici dicono: non mi sarei mai aspettato che mio figlio, mio marito, mia moglie ha adottato una condotta suicidaria, non avrei mai potuto immaginarlo. Questo accade per una serie complessa di eventi comportamentali. Allora, innanzitutto, gran parte di coloro che assumono condotte suicidarie lanciano consciamente o inconsciamente dei segnali prodromici al gesto suicidario. Sono dei segnali di allarme, sono delle richieste di aiuto, variano in base all'età, alla cultura, alla regione, e c'è una larga casistica in questo senso. Fare prevenzione cosa significa? Significa leggere in tempo, o meglio, avere la capacità di leggere in tempo questi segnali prodromici al gesto suicidario e soprattutto gestire la situazione di crisi suicidaria. Questo perché io, come gran parte di professionisti che si occupano di questo settore, seguiamo le cosiddette autopsie psicologiche. Cosa sono? Sono le ricostruzioni ex post, cioè dopo che l'adolescente, il papà, la mamma o l'individuo si è ucciso, per ricostruire tutti quei processi mentali che hanno portato l'individuo a uccidersi. Questo lo si fa anche in coloro che hanno tentato il suicidio senza riuscirsi. E con chi lo si fa? Lo si fa con i cosiddetti survivors, che io invece chiamo gli altri significativi. Chi sono? Il papà, la mamma, gli amici, il gruppo dei pari nel caso dell'adolescente, cioè tutti coloro che sono significativi per la persona. Prevenzione significa avere la capacità e le competenze per riconoscere questi segnali di allarme e saper intervenire. E io mi rivolgo non ai clinici ma ai non professionisti, cioè alla gente comune a cui tutti noi apparteniamo. Cosa bisogna fare? Bisogna immediatamente fare un invio. Un invio significa chiedere aiuto, e la capacità di chiedere aiuto è la più alta competenza che noi dobbiamo assolutamente acquisire, professionisti e non professionisti. Quindi saper chiedere aiuto là dove si ravvisano che questi segnali possono fornirci un'indicazione di allarme è molto importante, può addirittura determinare salvare di una vita umana. Certo, ecco, proprio riguardo questo, il contenuto di un disegno, a volte i giovani scrivono delle poesie, i temi a scuola ad esempio, possono essere un segnale, o attraverso questi strumenti si può arrivare a capire se il soggetto è a rischio di suicidarsi? Quindi occorre preparare le persone che sono vicine ai ragazzi, professori, genitori? Certamente, i disegni, uno scritto, una poesia, soprattutto in età adolescenziale, possono essere molto preziosi, devono essere esaminati con estrema attenzione. Sono tutti degli indicatori che possono manifestarci addirittura una ideazione suicidaria ancora da mettere in pratica. Quindi bisogna essere molto attenti in persone che lanciano dei segnali che poi nel prossimo incontro vedremo in modo dettagliato.
che possono assolutamente darci un'idea chiara del rischio suicidario imminente. Quindi parliamo di stupefacenti, alcol, droga, uso di stupefacenti in genere, rivestono un ruolo nel suicidio giovanile, sono fondamentali per capire. Sì, c'è un'altissima correlazione tra uso di droghe, abuso di alcol e suicidio. Questo per una serie di motivi. I più importanti sono il fatto che sia le droghe che l'alcol riduce il contatto con la realtà, quindi persone particolarmente fragili o situazioni che vivono o persone che vivono situazioni particolarmente patogene possono essere sufficienti e costituire l'evento precipitante per assumere una condotta suicidaria. Ecco, quindi, dottor Calipo, per concludere questa parte che abbiamo iniziato qui quest'oggi, poi ripeto continueremo il 7 di novembre, davanti ad un adulto, ad un adolescente che parla di suicidio, come possiamo essere d'aiuto? Dunque, per quanto riguarda i professionisti, bisogna assolutamente riconoscere i propri limiti laddove non si riesce a gestire bene un giovane suicidario davanti. Bisogna fare un invio immediatamente, non bisogna addentrarsi, esplorare un'area molto delicata, quasi come la definisco io, chirurgica. No? E per quanto riguarda i non professionisti, creare le condizioni affinché il giovane o l'adulto ne parli. Questo lo si può fare attraverso un qualcosa che per noi professionisti è normale, ma non lo è per chi non è professionista. Qual è saper parlare e creare le condizioni empatiche perché la persona si esprima con serenità, concentrarsi sui sentimenti dell'altro, manifestare preoccupazione ma non disagio, non interrompere, non fare delle domande eccessivamente intrusive, non fare troppe domande e soprattutto la sospensione del giudizio, cioè non bisogna assolutamente giudicare. Un altro significativo che riesca a creare queste condizioni, alte sono le possibilità che il giovane potenziale suicida possa parlare delle proprie intenzioni suicidarie. Dottor Calipo, perché l'informazione e la prevenzione a questo punto sono fondamentali, direi? Sono fondamentali perché l'informazione costituisce una componente importante della prevenzione. In tal senso è importante che io illustri qual è il processo dietro il quale un giovane assuma le condotte suicidarie. È caratterizzato inizialmente dalla comparsa di pensieri suicidari vaghi. Ogni tanto, davanti a una situazione apparentemente stressante, si stagliano questi pensieri. Successivamente, questi pensieri diventano ricorrenti. Questi pensieri ricorrenti sulla morte cominciano a diventare intrusivi. Intrusivi significa che l'individuo non riesce più ad allontanare questi pensieri. Contemporaneamente si riduce il ventaglio delle opzioni fino a diventare un pensiero dicotomico. Dicotomico significa o tutto da una parte o tutto dall'altra. Davanti a una situazione stressogena, anzi patogena, cioè molto ma molto, chiamiamola ingestibile, l'unica alternativa è solo la morte. Non esistono più altre alternative. Questo è il pensiero dicotomico. Inizia il primo tentativo maldestro di suicidio, dopo un pochettino di tempo iniziano i tentativi più mirati e più efficaci di suicidio. Questo processo è un processo che nell'adolescenza rispetto alla fase adulta è più veloce, più impulsivo, ma permette di sbagliare l'obiettivo. Significa che i tentativi di suicidio, come abbiamo accennato prima, sono maggiori, non ci si riesce. L'adulto riesce sostanzialmente perché ha la capacità di utilizzare i metodi più letali. Arma da fuoco non lascia scampo, defenestrazione non lascia scampo, rispetto al taglio delle vene, rispetto all'uso degli farmaci e il monossido di carbonio. Ecco, le riforme in corso e delle riforme de iure condendo alle famiglie per un miglioramento della tutela e della prevenzione. Ecco, parliamo di queste riforme. Un progetto mirato ad istituire l'assistenza e il sostegno alle famiglie ad oggi non c'è in Parlamento e quindi speriamo che la prossima legislatura speriamo, se ne occupi. Speriamo. C'è un inadempimento ad una decisione europea. Al mese di settembre, mi pare il 14 settembre, il Parlamento europeo ha approvato quasi a larghissima maggioranza una nuova legge europea che dovrà essere in questo mese vagliata dal Consiglio dei Ministri d'Europa.
per proprio l'istituzione dei centri di assistenza. Quindi entro 2 anni ogni Stato membro che non ha adempiuto alla precedente direttiva 220 del 2001 dovrebbe dotarsi di centri di assistenza per le vittime, ma soprattutto centri di assistenza mirati a dare sostegno e assistenza psicologica. Il sostegno e l'assistenza psicologica è assolutamente necessario per quelle famiglie che, anche senza mai aver avuto un problema relazionale, incappano in una situazione esistenziale di disagio enorme. Occorre intervenire a livello legislativo nel far sì che si garantisca una protezione sociale ampia, a livello anche territoriale, ma che vengano stanziati fondi e risorse in modo da garantire un intervento di psicologi tale da poter essere anche ricompensati per lo sforzo fatto. Attualmente siamo su base volontaria. Di più, quando si tratta di ottenere poi anche un eventuale risarcimento, la vittima è costretta a spendere somme ingenti, e quindi si crea un'ulteriore catena di difficoltà. Quindi non c'è una forma di tutela? Non ci sono fondi, non ci sono tutele e siamo in uno stato di arretramento rispetto ad altri stati europei, quale per esempio la Romania. Quindi io riprenderei il discorso di questo progetto, che ci sta a cuore proprio perché vedendo casi di questo genere e comunque tanti altri disagi sociali come vi abbiamo parlato, ma soprattutto io credo che sia importante comunicare, perché molte volte si parla anche molto, però io credo che i silenzi siano anche importanti, anzi, alcune volte soprattutto dai silenzi riusciamo a captare determinati messaggi. Quindi mai lasciare nulla al caso, ma cercare di collaborare, partecipare e soprattutto attraverso l'informazione e la formazione vogliamo cercare di arrivare a voi.